Ciao a tutti e bentornati in Amazzonia. Il nostro viaggio alla scoperta dell'Ecuador ieri ci ha portati al turismo comunitario Sinchiwarmi, a Bisawaglie, all'inizio della foresta amazzonica. Dopo un affascinante giro in canoa e una passeggiata per conoscere le piante, oggi ci aspetta una nuova avventura. Ciao, siamo Alice e Daniele. Nell'ottobre 2021 abbiamo viaggiato per un mese zaino in spalla alla scoperta dell'Ecuador. Abbiamo visto montagne, foreste, oceano, lagune, mangiato cibi strani e scoperto la cultura sudamericana. Sei pronto a viaggiare con noi? Buongiorno, sono le 6 di mattina, siamo sempre qua all'Ecologio Sinchiwarmi a Misawagli, nella foresta amazzonica. Questa notte abbiamo dormito con un fantastico sottofondo di uccellini, appunto così se non peggio, perché c'erano tutti gli uccellini, i cani che abbaiavano, si sentiva perfino il rumore dei pesci che saltavano nell'acqua qui dietro la nostra casetta. Questo posto è pieno di uccelli che fanno dei versi veramente strani che non avevo mai sentito. Ci hanno detto che la maggior parte di questi rumori particolari sono fatti dai pappagalli. Comunque qui nell'acqua è pieno di pesci, ragazzi. Quelli grandi, grandi che abbiamo visto ieri ci hanno detto che si mangiano anche, quindi praticamente li allevano. Oggi andiamo a fare la ruta delle cascate. Prima però colazione. La tavola è sempre decorata bellissima. Mango con la fragola e sugo di babaco con papaya. Oltre a tutto il resto della roba ci hanno portato delle uova a scelta tra occhio di bue e strapazzato e delle frittelle di platano praticamente arrostito, fritto. Siamo pronti per partire e andare a vedere le cascate. Intanto io mi stavo gustando questo albero gigante. È enorme. Ci sono i galli che ci camminano sopra. E che galli! Sono il Violacea J. Tenemos la heliconia flabeliata. Son heliconias pequeñas, son todos bien cerradas. No se cuelgan así, sino siempre van a estar así, hacia ¿es arriba. ¿Es una flor? Estos de aquí afuera son las brácteas que protegen a la flor que viene desde adentro. ¿Sí? Las flores son estas que están saliendo aquí. ¿Ya? Todas estas plantas son plantas ornamentales que se pueden encontrar en las selvas secundarias.
Estas termitas son alimentos para las gallinas, pollos pequeños o grandes, ¿sí? Y en la mitad de la termita de la casa también producen miel. ¿Ah, sí? Hay reinas. Eso es pequeño, eso normalmente es grande. Estos son los teléfonos naturales. No te puedes comunicar con esto. Y otras raíces son más finas, más delgadas. Cuando haces así, el sonido va, el eco se va con boom. Boom, sopla. Entonces, con esto se podía comunicar dentro de la selva. Non c'è sole, non fa neanche particolarmente caldo, ma siamo già sudati fradici, completamente lavati dall'umidità. E cavo? Sì, forti. Che grandi. Un árbol pequeño. È gigante. Non si vede neanche la fine. Hay más grande que ese. Dos veces más grande que ese. Que tiene más o menos 700 años. Conquistando l'Amazzonia. Sì, proprio. Siamo arrivati alla cascata. È ora di fare il bagno, c'è anche un po' di sole qua. Bella, eh? Wow! Questa è la buona sorte. Wow! E se io sono stato facendo essere minerale, la sale. Bella! Che bella! È salito dalla farfalla. Pronti, abbiamo mollato tutti i vestiti. E adesso si bagna, cioè ci si bagna. Dai, facci vedere come si... nuota, così si nuota. Manco solo io.
Sarà ben assicurata. Ho bevuto. Facendo il bagno in un posto fighissimo. Siamo rivestiti e siamo pronti a partire per tornare indietro. Lasciamo questo bellissimo posticino. Questo si chiama cacique. Tucan. Se fue. Sí, pasa. Sí. Ya, se fue más para allí. Es que el blanco, el color blanco. Morir este piante barbute. Ellos son casi desde las 5 en adelante, empiezan a volar. En cambio, en el día están así, pegados todas las veces. O si no, están en la fruta. Desde las 5 empiezan a buscar así dónde poner huevos, tratar de encontrar con las hembras, así. Yuca frita y ceviche con cuore di palma. Spaghetti con platano. Sono fortissimo. Ah. No, non è vero, ma anche se scappa. Ella misma quiere. No. Hasta que se canse nomás. ¿No tienes miedo tú? En suma. Ecco. ¿Y ahora qué haces? Ayuto. Ahora sí en la cara. No. Te toca probar. Dijiste que sí. No te va a hacer nada. Yo. Trata de tocar así. No, sí, no, bueno. No. Tranquila, no pasa nada, ¿no? Deja que camine. Tranquila. Yo te voy a estar bien. Mira.
No te hace nada, tranquilo. Sí, ya lo sé, pero... Ya, está ahí. Oh, che coraggio! Colei che ha paura dei ragnetti minuscoli. I ragni non tanto, però... Nella cara sarebbe la migliore foto. No, no, non lo quiero, así está bien. Esa es pequeña. Está bien así. Sono pappagalli. Hai visto? Sì. Sono i pappagalli che fanno questo baccano. Ci hanno dato una banana da provare a lanciare per attirare il paice grosso. È da questo lato, ma non l'abbiamo ancora visto, quello che è lungo 3 metri. Anche lì salgono bollicine. Quello grande non arriva, però quelli piccoli che sono di 1 metro, guardali. Hai visto? Ogni tanto quelli più piccoli qui si fanno vedere, ma quello grande non l'abbiamo ancora visto. Sono maledetti perché quando tu ti distrai, loro... Puff! Maledetto! Quando ci distraiamo tira fuori la testa, si vedono solo i cerchi. Adesso... Adesso non si vede un cazzo. No, non si vede un cazzo. È lì da qualche parte. Se allora ogni tanto si buca. Buccia giù un piede, vediamo cosa succede. O lanciagli un sassolino, vediamo se si avvicina. Dai paice, vieni. A parte che c'è talmente tanto riflesso qua. Niente. Il maldito paice non si vuol far vedere. Niente, è timido. Lanciagli il telefono. Vediamo se lo mangia. Magari vuoi farsi una foto. Appunto, selfie col paice. Sentito. Due, guarda. Ma no, beh, si vedono con la GoPro, si vedono. Hai visto? Beh. Guarda lì. Curiosi. Stanno litigando questi pappagalli. E questo che verso è? C'è un uccello che fa un urlo. Eccolo. Non si vede però. Bird watching da tutto spiano qua. Non lo so, non si vede dov'è. Si non sente è qua, solo. Non c'è il tronco. È lui che fa questo verso, eh? No, è lì, ce n'è. Ce n'è uno sopra nero. Ce n'è un altro tipo là. Si spostano da un albero all'altro, adesso c'è la palma davanti, non si vedono. Secondo me è lì in mezzo, vedi dove è verde? Sì. C'è lì un nido, secondo me. Anche qui ci sono altre stanze.
Guardate la dimensione di questi frutti, che non ho la più pallida idea di cosa siano. Io avrò pure la mano piccola, ma sto coso è enorme. E ne crescono tantissimi, pieno. Questa sera abbiamo una zuppa di funghi e palmito con chifles di platano, succo di maracuja e lui che sta già a metà zuppa. Tortillas di yucca con verdura, sembrano cavolfiori, broccoli e non so cos'altro. Questa tortilla. In salsa di funghi. Alla fine, come dolce, abbiamo un budino al maracuja con gaieta, biscotto sbriciolato. L'Amazzonia è un luogo che regala forti emozioni, ma per noi è arrivata l'ora di riprendere il viaggio. Domani torneremo ad Esperanza per poi dirigerci verso il mare. Tuttavia la foresta ha ancora in serbo un ultimo spettacolo. Da quando siamo arrivati ha sempre fatto sole qua in Amazzonia, però questa sera sta facendo un mega temporale come quelli che probabilmente immagino faccia spesso. Sta facendo dei mega lampi. Megatuoni, non riusciamo a gestire le tendine che qua svolazzano come se non ci fosse un domani. L'acqua che entra dalle zanzariere e che altro. Questa sera pigiama, per forza. Dobbiamo trovare un modo di fissare queste tendine, sennò ci entra tutta l'acqua. Ma non so quanto le mantelline possono ripararci da queste acquazzoni. Ah no, ma come? Perlomeno dovremmo riuscire a dormire stanotte, perché la notte scorsa con il suono degli uccelli non è che si sia dormito granché.